Benvenuti all'undicesimo video tutorial sull'introduzione ad Ubuntu di base. Oggi andremo a vedere come utilizzare le periferiche USB in Linux Ubuntu. A differenza di Microsoft Windows, nel momento in cui andiamo ad inserire una qualsiasi periferica USB, sia essa una chiavetta, un hard disk, una stampante, non abbiamo in Ubuntu un suono di notifica. Quindi molto spesso può capitare di domandarci: ma la periferica è stata inserita? Allora, per andare a controllare se la periferica è stata inserita, nel caso in cui abbiamo a che fare di una chiavetta con una chiavetta o con un hard disk, comparirà subito l'immagine della chiavetta o dell'hard disk. Un esempio può essere quello che andremo a vedere. Infatti, inserendo una chiavetta USB, in questo momento sto inserendo una chiavetta USB da 4 GB, dove è stata installata una versione di Ubuntu per poter installare Ubuntu anche nei netbook dove non abbiamo un lettore CD o DVD. E su questo ho già fatto un tutorial, quindi potete cercarlo tranquillamente tra i miei tutorial ed è molto semplice, la procedura è molto semplice. Quindi, dicevamo, nel momento che momento in cui si inserisce la chiavetta, solitamente o si apre una finestra o comunque la chiavetta compare qui al lato nella barra di Unity. Quindi file system da 4 GB sta proprio ad indicare la chiavetta USB che è stata inserita. Se io la avvio, ecco a voi il contenuto della chiavetta USB. Come potete vedere, ci sono tutti i file che riguardano una installazione di Ubuntu da chiavetta USB. E quindi in questo caso l'esempio è molto semplice. Ma nel caso in cui io vado a installare una webcam, vado ad installare una stampante, vedremo ora che magari installare è un po' più una terminologia proveniente da Windows che non da Ubuntu. Cosa succede? Cosa accade? La periferica viene veramente inserita oppure no? Allora, una verifica rapida per poter vedere se la periferica è stata inserita oppure no, è la seguente. Allora, andiamo un attimo a rimuovere la nostra chiavetta. Perfetto. Avviamo il terminale e dal terminale digitiamo lsusb. Quello che vedete qui è una schermata di tutte le periferiche collegate al mio sistema Ubuntu, in cui compare un Broadcom Corp Bluetooth Device, semplicemente una chiavetta Bluetooth, AUPUG Nova T Stick 3, è un ricevitore per il digitale terrestre. Nella guida 10 ho fatto vedere velocemente come si può vedere la TV anche su Linux. Trust VB6550X webcam è una webcam, lo dice la definizione stessa, e queste altre invece fanno riferimento a delle componentistiche hardware del computer. Quindi, avendo questa lista a disposizione, vediamo cosa succede nel momento in cui io inserisco una chiavetta USB. Quindi reinserisco di nuovo la mia chiavetta USB. A questo punto riapplico di nuovo il comando lsusb e, come potete vedere, è comparsa una riga: Transient Information Inc 2 4 GB flash drive. Questo mi fa capire che la chiavetta è stata inserita. Facciamo un altro esempio. Inseriamo un'altra periferica. In questo caso ho inserito il mio cellulare. Come potete vedere, Samsung Electronics Co. Ltd. Quindi le periferiche effettivamente vengono inserite. Da qui io posso fare subito la verifica se la periferica è stata inserita oppure no.
Nel caso di una stampante, al momento io ho acceso la mia, vediamo se compare subito. Sì, è comparsa subito la stampante. Nel momento in cui la stampante si avvia e viene inserita a Ubuntu, parte una breve guida che installa automaticamente la stampante e la possiamo poi trovare quando andremo proprio a voler stampare un documento o un file in PDF o una qualsiasi cosa, l'andremo poi direttamente a trovare tra le periferiche adatte alla stampa. Quindi basta che si va già qua, la stampante viene segnata Stylus Photo RX 585. Se io vado a fare stampa, si avvia la stampa. Oppure in altri programmi, ad esempio in Gedit, dove mi dà la possibilità di stampare un documento o utilizzando la stampante oppure di fare direttamente la stampa in PDF. Vedete che la stampante risulta essere pronta per essere utilizzata. Quindi in questo caso la verifica è abbastanza visiva. Dicevo poco fa, differenza tra installare e inserire una periferica, perché in Windows solitamente la procedura che si utilizza è quella di installare prima i driver del dispositivo e poi inserire la periferica USB. Mentre in Linux questo discorso non viene fatto, basta semplicemente andare a collegare la periferica affinché questa funzioni. Basterà poi semplicemente trovare il programma adatto per farla funzionare. Ad esempio, per fare funzionare una webcam, basta andare ad installare Cheese, che è il programma che fa funzionare la webcam. Ne esistono anche di altri, basta semplicemente cercarlo in Ubuntu Software Center. O che so, per quanto riguarda il dispositivo per il digitale terrestre, mi è bastato semplicemente collegarlo al computer affinché questo funzionasse. Quindi vedete come per alcuni casi installare periferiche in Ubuntu è una cosa semplicissima. E anzi, è più conveniente che avere a che fare con sistemi Windows. Esistono però dei casi in cui installare una periferica USB in Ubuntu non diventa più un gioco da ragazzi, ma diventa una procedura abbastanza complessa. Questo succede perché solitamente sì, i driver sono stati messi a disposizione magari dal produttore, però non sono stati inseriti nel kernel di Ubuntu. Ora, chi non utilizza Ubuntu ignora cosa sia il kernel. Ma chi utilizza Ubuntu sa che il kernel è, diciamo, il cuore attorno al quale cresce tutto il nostro sistema operativo e ogni componente elettronico con cui abbiamo a che fare, nel quale è installato un sistema operativo, credetemi, comprende anche un kernel. In quei casi, solitamente i produttori, anche se non rilasciano dei driver per il kernel di Ubuntu, rilasciano solitamente nei siti o comunque andando in giro per il web delle procedure di installazione e queste procedure di installazione fanno spesso riferimento ai numeri che vedete qui, insomma, qui nella finestra di terminale e sono solitamente i numeri qua dopo l'ID, in cui abbiamo queste quattro lettere alfanumeriche e poi due punti, altre quattro lettere alfanumeriche. Solitamente si utilizzano questi, ma in generale il tutto varia sempre in base alla procedura che dobbiamo andare a svolgere, perché in alcuni casi può anche non esserci bisogno di fare riferimento a questi numeri. In generale vi posso dire che rispetto a qualche tempo fa le periferiche facilmente installabili in Ubuntu sono notevolmente aumentate, a partire dalle chiavette wireless, quelle che vengono utilizzate dai nostri gestori telefonici per darci un servizio internet, quindi Wind, TIM 3 o Vodafone. Solitamente basta inserire queste chiavette, magari avere l'accortezza di inserirle prima di accendere il computer, e una volta acceso il computer,
compariranno nelle connessioni in quanto verranno viste poi semplicemente come delle schede di rete. Ma purtroppo questo fa parte di una metodologia di utilizzo di Ubuntu per persone più esperte che hanno dimestichezza col terminale, per cui mi dispiace, devo fermarmi qui. Bene, con questo è tutto, anche per oggi abbiamo concluso. Al solito potete trovare delle altre guide nel mio sito www.aleinux.it oppure nel mio canale YouTube andando su ricercando Aleinux se questo video vi è stato utile o altri video vi sono stati utili, vi prego di lasciare dei commenti e noi ci rivediamo alla prossima. Con questo è tutto, arrivederci.